Blow Off. Per compiere questa prova comparativa utilizzeremo una fascetta Micalor diametro 32,50, una fascetta comune, 4 raccordi dove inseriremo il tubo ed una chiave dinamometrica. Applichiamo una coppia di serraggio di 2 Nm sulle fascette, ciò che ci consente stabilire i bar di pressione che ognuna delle fascette sopporta sino a che si verifichino fughe. Viene fatto circolare il liquido nel circuito chiuso ed aumentiamo progressivamente la pressione fino a superare i 5 bar. La fascetta comune comincia a perdere liquido, non potendo garantire quindi la ermeticità del circuito idraulico. Arrestiamo la circolazione del liquido e verifichiamo che la fascetta comune sia staccata completamente dal proprio raccordo. Le fascette Micalor, anche con una coppia di serraggio ridotta, sono in grado di garantire comunque la propria ermeticità.